Luigi Frezzato, il presidente dell'associazione Emergenza e Legalità, è un'associazione anti-racket costituita insomma da qualche anno, esattamente nel 2014. La nostra è soprattutto un aiuto e un supporto alle persone che purtroppo sono ingappate nell'usura o nel racket, ma al di là di questo noi facciamo soprattutto anche assistenza a queste persone che poi alla fine quando sono incappati in queste problematiche li accompagniamo in tutto il percorso. Facciamo anche prevenzione per evitare che queste persone che hanno avuto queste problematiche possano incorrere e avere insomma, problematiche di natura insomma, diversa. Noi siamo supportati da parecchi professionisti che hanno condiviso con noi questo percorso, che ci assistono, e posso dire che noi nel 2016, fino al 2016, abbiamo raccolto domande 130 di usura e estorsione, quindi sono veramente tante, e 222 di prevenzione. Sono tante domande e abbiamo bisogno di tanti professionisti che possono supportarci e aiutare queste persone che in questo momento hanno grossa necessità di essere assistite. Buongiorno, sono l'avvocato Giuseppe Romanelli, sono uno dei tanti consulenti giuridici che assistono l'associazione Emergenza e Legalità nel raggiungimento dei propri fini e nel sostegno alle persone, alle imprese disagiate che si trovano in grande tensione finanziaria. Emergenza e Legalità è un'associazione di volontariato, un onlus, che persegue il fine di combattere il racket e l'usura, anche quella bancaria, oggi molto diffusa sul territorio nazionale e soprattutto nelle nostre zone dell'Italia meridionale e della provincia di Salerno. La recente statistica pubblicata dalla Camera di Commercio, dove oggi siamo ospiti, ci evidenzia un elevato numero di fallimenti che naturalmente portano con sé una situazione di indebitamento. L'antiusura e l'antiracket Emergenza e Legalità è un'associazione che ha utilizzato tutte le strumentazioni e le norme che la legge pone al servizio e le diffonde negli ambiti imprenditoriali ed artigianali della provincia di Salerno. Abbiamo instaurato un ottimo rapporto di collaborazione con le forze dell'ordine e con le autorità giudiziarie, alle quali sottoponiamo problematiche che altrimenti rimarrebbero prive di assistenza e prive di tutela. L'associazione è iscritta negli albi nazionali e provinciali e nello specifico della prefettura di Salerno e quindi è lo strumento, il mezzo più opportuno per essere a fianco a soggetti, persone fisiche, famiglie ed imprenditori che si trovano in un grande momento di tensione economica. Abbiamo fra i consulenti dell'associazione, oltre a giuristi, commercialisti, psicologi, medici, i quali dalla prima fase di attività, cioè che è quella dell'ascolto, sviluppa tutta una serie di iniziative volte a comprendere e a sostenere il soggetto che si trova sotto racket o sotto usura. Grazie della cortesia di averci invitato a questo convegno e speriamo che la diffusione di queste attività renda sempre più possibile una sensibilità dell'imprenditore, dell'artigiano e del padre di famiglia che dovesse aver bisogno di assistenza per superare momenti di crisi. Io sono l'avvocato Ernesto Schiano, sono un avvocato d'affari e sono qui in rappresentanza della Wickfried Consulting. La nostra è una società di consulenza e di ausilio alle imprese. Oggi siamo qui per presentare i nostri servizi, ma anche e soprattutto per parlare del piano attestato di risanamento, ovvero uno strumento giuridico che oggi viene riconosciuto alle imprese in crisi per poter uscire appunto da questo stato di crisi e risanare l'azienda per riportarla in bonus e riprendere insomma, la propria attività. E questa è un'opportunità che viene riconosciuta ormai già da qualche anno alle imprese.
che consente appunto di uscire dalla situazione di crisi con la realizzazione di un piano che possa riportare l'azienda, la società in un equilibrio finanziario tra quelle che sono le entrate e le uscite. Cercheremo di spiegare in poche parole, insomma, anche se in realtà l'argomento richiederebbe una trattazione molto più complessa, come si costruisce questo piano, quali sono le sue caratteristiche e quindi come noi approcciamo, partendo anche da un caso pratico che abbiamo portato a termine qualche anno fa. E spero, insomma, che questo sia l'inizio di una collaborazione foriero di grandi opportunità, e ci sono tutti i presupposti. Buongiorno a tutti, qui siamo a un incontro, discussione organizzato da PM Salerno, dove rendiamo pubblico questa collaborazione con professionisti di un certo caratura sia nazionale che internazionale. La nostra volontà è quella di dare un supporto alle aziende, purtroppo quelle che maggiormente stanno in difficoltà, facendogli capire tutte le potenzialità espresse e tutto il supporto che possono avere. Oggi si parlerà qui di sovraindebitamento, di fondi europei, dove PM Salerno, diciamo, a livello Campania si è dimostrato una delle associazioni più preparate in tal senso per accedere ai fondi europei. Infatti noi abbiamo direttamente un accordo con società che lavorano pratiche di finanza agevolata a Bruxelles e direttamente attraverso la disponibilità dell'azienda, le esigenze dell'azienda, noi ci colleghiamo via Skype e vediamo nell'arco di poche ore una prefattibilità o meno del progetto. Qui vicino a noi ci saranno anche l'associazione, l'unica associazione della provincia di Salerno riconosciuta dalla prefettura anti-racket e anti-usura, e nonché anche la stessa associazione riconosce le imprese che stanno in difficoltà, che hanno degli incagli, anche la possibilità di accedere al credito. Poi ci sarà anche la Banca Fiderma che spiegherà i propri servizi, e inoltre ci saranno anche professionisti che salvaguarderanno le piccole e medie imprese per quanto riguarda il sovraindebitamento, per fare in modo che le aziende che stanno in difficoltà, che sono quelle che stanno di più soffrendo, possono creare una ristrutturazione aziendale ed una rimodulazione delle stesse aziende, vedendo anche il potenziale inespresso e quindi dando la possibilità di rimettersi in moto. Ciò non vuol dire che le aziende devono iniziare a pensare in maniera più tecnica, basta quelle imprese familiari che oramai hanno lasciato il senso che trova, devono iniziare culturalmente a capire a un'evoluzione, perché la non evoluzione equivale a una chiusura graduale dell'attività. Quindi devono iniziare a pensare ai rating, devono iniziare a pensare ai principi di Basilea 3, perché quando usciranno purtroppo, e già in parte sono obbligatori, alcuni istituti li praticano, poi per accedere in Europa ci sono già dei principi contabili che sono espressi all'interno della Basilea 3, quindi se non capisco questa importanza purtroppo non possiamo dare un supporto maggiore. Quindi il discorso è culturale, assieme a questo staff che poi avrà il seguito ad aprile, fine aprile, in un convegno che faremo a Palazzo Madama, come ogni anno fa PMI Salerno, e noi cercheremo di dare un supporto all'impresa, cercando ovviamente di salvaguardare e di garantire uno sviluppo di quelle più, diciamo, che capiscono l'importanza di rimettersi in gioco.